Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti nel mio nuovo pronostico FIFA 18 Lazio-Juventus. Indubbiamente per lo stadio olimpico passa lo snodo cruciale per la nostra rincorsa al settimo scudetto consecutivo con una delle squadre più in forma di questo momento, una partita che non si può e non si deve assolutamente sbagliare. Altro non mi resta dirvi se non fino alla fine vamos Juve e buon divertimento. Fratelli e sorelle, e quindi benvenuti allo Stadio Olimpico. Lazio-Juventus sarà il secondo anticipo del sabato della 27esima giornata della Serie A Team. Sarà l'anticipo delle ore 18. Qui vedete la classifica della Serie A. Alle 20:45 giocherà poi il Napoli, una partita che la Juve non può e non deve assolutamente sbagliare. Lo snodo cruciale della nostra stagione per la rincorsa al settimo scudetto consecutivo, il miglior attacco contro la miglior difesa. L'altra miglior difesa è quella del Napoli. Per quanto riguarda la formazione della Juventus, dovrebbe giocare con in porta Buffon, la difesa composta da Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Alex, Sandro. A centrocampo Khedira, Pjanic, Matuidi. Il terzetto offensivo, tra l'altro, sono i tre attaccanti soli a disposizione, ovvero li vedete inquadrati: Dybala, Douglas Costa e Super Marione Mandzukic. Come ben sapete, è il terzo incontro con la Lazio in questa stagione, mentre qui vedete quella che dovrebbe essere la formazione bianco-celeste. Eccola qua con il solito 3-5-1-1. Come dicevo, il terzo incontro tra Lazio e Juve. Sapete benissimo come sono andati gli altri due, purtroppo sconfitte nella Supercoppa italiana, sconfitta anche in campionato all'Allianz Stadium. Ecco qua la formazione della Juve. Non dovrebbe giocare Chiellini, turno di riposo per lui. E poi vedremo se Dybala sarà schierato proprio come centravanti al posto di Mandzukic, come falso 9, come dicono i soloni, quelli che capiscono di calcio. Quindi, fratelli e sorelle, brothers and sisters, andiamo a giocarci il nuovo pronostico FIFA 18 Mandzukic, partiti! Douglas Costa, il tocco verso Benatia, che serve Lichtsteiner, pallone in profondità a cercare Superman Mandzukic, che mette in movimento Dybala. Dybala si decentra, poi viene steso, c'è calcio di punizione per la Juve, fallo da dietro, entrata da dietro su Dybala che era a protezione della palla, e quindi al secondo minuto calcio di punizione per la Juventus. Pare che sia sul pallone Khedira. Adesso noi ovviamente manderemo, chiaramente non Khedira, ma manderemo il nostro Miralem Pjanic alla battuta. Prima occasione per la Juventus, ecco qua Matuidi! Oh! Incrocio dei pali di Blaise, rivediamo! Lasciato colpevolmente solo di Matuidi, va a centrare proprio l'intersezione, è vero, del montante alla sinistra di Stracoscia, che è pronto al rilancio. La Lazio, sapete bene, che esce, arriva dall'eliminazione in Coppa Italia ai rigori d'opera del Milan. Intanto questo pallone che finisce in profondità, fallo laterale per la Lazio. Sarà una partita difficile, una partita complicata. La Lazio è una squadra in gran forma e quindi ci vorrà domani una grandissima Juventus. Lucas Leiva va a pressare Pjanic, bene qui, no, invece è punizione, tutto fermo, la solita supercazzola che mi fa FIFA 18. È pronto alla battuta Radu, la palla in profondità, Luis Alberto, attenzione,
qui fa quest'ottimo gioco di gambe e pallone, la chiusura da parte di Barzaglione, quindi Khedira che mette in movimento il DS Paolo Dybala. Dybala si prende il campo, Dybala, attenzione, Dybala ai 30 metri, Dybala, Dybala, Dybala sinistro, stracoscia in calcio d'angolo. Che azione del DS, 10 minuti ancora Juve, Dybala stavolta con stracoscia che evita il vantaggio della Juventus. Andiamo a battere questo calcio d'angolo con il nostro solito Vate Miralem Pjanic, che posiziona il pallone con cura maniacale. È pronto Pjanic, la palla che spiove, Benatia sul fondo. Buona, buona la partenza della Juve. Qui c'è stato il colpo di testa di Benatia, la palla che finisce sul fondo. Ma ancora 0-0. Fratelli e sorelle, il rinvio, il tentativo di colpo di testa da parte di Pjanic. Allora Alex Steiner, solo Juventus in questo avvio. Attenzione Dybala, Dybala, attenzione, viene fermato da Radu. La palla sventagliata in profondità, il colpo di testa da parte di Benatia. Poi Pjanic in profondità a cercare Dybala, Milinkovic e Savic. Allora Marusic, Marusic non ci sarà perché è squalificato. Attenzione Milinkovic e Savic, l'ottima diagonale da parte di Lic che copre su questo pallone. Allora Benatia che mette in movimento Pjanic, Pjanic dentro per Khedira, Khedira che serve Blaise, allarga su Alexandro, azione avvolgente da parte della Juve. Sandro tocca, cerca di servire in profondità Douglas Costa, la palla che viene spizzata in fallo laterale. È pronto Alexandro, il tocco per Douglas Costa, ancora Costa in profondità, Blaise, è finito il fuorigioco in maniera abbastanza goffa. Blaise, non mi andare in fuorigioco Blaise, eccolo qua. È pronto Bastos al rinvio, la palla che spiove ancora nel centrocampo della Juventus. Douglas Costa, attenzione, su a cercare la corsa di Dybala, non filtra questo pallone. Palla in profondità, il colpo di testa da parte di Benatia. Quindi Khedira che serve Blaise, attacco centrale adesso da parte della Juventus, dentro per Douglas Costa. Costa, attenzione, tocco dietro, Parolo anticipa Blaise che andava a colpo sicuro. Rivediamo, no, qui ci fa rivedere la paratona di stracoscia su Dybala di qualche minuto fa. Calcio d'angolo per la Juve, sempre pronto Pjanic, la palla che arriva, colpo di testa con palla che finisce forse ancora in calcio d'angolo perché restano tutti lì. Ancora calcio d'angolo per la Juve, è pronto Pjanic, la palla che arriva, ancora Benatia che svetta, padroneggia nell'area della Lazio, ma la mira non va e la palla va ancora altissima verso la curva laziale. È pronto stracoscia, la palla ancora in profondità, cerca di intervenire Pjanic, Marusic, quindi c'è il pressing su Immobile, Milinkovic e Savic, attenzione, palla in profondità, Gigi, l'uscita di Gigi, l'uscita di Gigi, palla gol per la Lazio su Lulic. Gigi con la coscia mette la palla in calcio d'angolo, attenzione perché sui corner Milinkovic e Savic può essere letale. Ecco qua il cross, secondo palo, Alexandro, buona l'uscita da parte della Juve, quindi Radu, attenzione, c'è il tentativo di pressing, palla dentro, l'anticipo da parte di Lic, Costa, Matuidi, Pjanic che serve Khedira, la partenza della Juve però è compassata. Allora Dybala cerca di andarsene sull'out di sinistra, tocco dentro, attenzione, ancora fuori gioco, ancora fuori gioco stavolta da parte di Mandzukic. Disattenzione ancora nel nostro reparto offensivo, non siamo attenti in quel frangente.
la palla sventagliata ancora in profondità, il tentativo di colpo di testa da parte di Barzaglione, vediamo che cosa è stata fischiata, fallo, quindi punizione Juventus. Benatia, Pjanic a servire Lichtsteiner sulla corsa da parte di Dybala, attenzione Dybala, il controllo è un po' macchinoso dentro questo pallone anticipato da Glass Costa, quindi Blaise mette in movimento Alessandro, attenzione ancora Juventus, Sandro dentro questo pallone anticipato Mandzukic, quindi Milinkovic e Savic che fa ripartire Milinkovic e Savic, il pallone ancora in profondità, immobile per Lulic, attenzione qui Luis Alberto e ancora Gigi, ancora ci mette una pezza Gigi, la Lazio sulle ripartenze è micidiale, è devastante, ancora serve un monumentale Gigi Buffon, ancora Lazio, la palla che arriva, l'anticipo qui, attenzione, poi attenzione a Bastos, questo tiro con palla che finisce sul fondo, tiro da parte di Parolo, è pronto Buffon, 40° sul cronometro, sempre 0-0, ma la Lazio, qui vediamo che cosa è stato fischiato, non so mai che cosa fischi qui Pjanic per Benatia, dentro questo pallone, attenzione a Blaise che serve da Glass Costa, Costa attenzione sinistro, la palla che viene deviata e arriva Lemme Lemme tra le manone di Stracoscia, il rilancio, tentativo di colpo di testa, allora Milinkovic e Savic, tenta Lichtsteiner, Barzaglione per Dybala, tocco in profondità a cercare Mandzukic, un pallone telefonato, poi la sposta Blaise, la recupera Pjanic, Mandzukic, il colpo di testa a cercare il sombrero addirittura di Lucas Leiva sul DS, sulla Hoja, era partita bene la Juve, poi in ripartenza la Lazio è stata pericolosissima, adesso però Khedira, ma finisce il primo tempo 0-0, un'occasione per Dybala, due per la Lazio, immobile per ora è stato disinnescato, vediamo i numeri, possesso di palla a favore della Juve, ma come detto due tiri in porta loro, uno soltanto noi. E andiamo subito con la ripresa, Luis Alberto, il tocco verso Parolo, Bastos, la sporca Douglas Costa, sarà fallo laterale per la Lazio con Marusic, pallone adesso per vie centrali, Parolo per Milinkovic e Savic, ancora attenzione Ciro Immobile dentro questo pallone, l'1-2, aveva chiuso bene Barzaglione, poi ancora Buffon, Barzaglione aveva chiuso, poi si è perso il pallone e Immobile conclude con ancora Buffon che mette in calcio d'angolo, ancora secondo corner per la Lazio, attenzione la palla che spiove, colpo di testa, allora Bastos, non riusciamo ad uscire, ancora Bastos, attenzione laterale, allora Lichtsteiner qui esce bene, un pallone però troppo pericoloso per darlo a Khedira, Milinkovic e Savic, tentativo di chiusura da parte di Lichtsteiner, allora Marusic, allora fallo, l'avevo visto da tre ore che sarebbe stata calcio di punizione, intanto fuori Marusic, dentro Nani per la Lazio, quando siamo al 52esimo e c'è questo calcio di punizione per la Lazio, attenzione pericolo, la palla che arriva, colpo di testa da parte di Benatia, allora Blaise che cerca di far ripartire la ripartenza dalla parte della Juventus, Blaise per vie centrali, attenzione a Blaise, ancora Blaise, Blaise in area, Blaise anticipato e poi si fa male Blaise, no, mi si fa male Blaise, attenzione, cosa ridi, allora facciamo un po' di ordine, qui c'era fuori gioco ma dobbiamo andare a constatare le condizioni di Blaise che si è fatto male, Blaise lo vedo incerottato e allora buttiamo in campo il principino Marchisio
Solitamente gli infortuni potrebbero anche essere momentanei, ma non rischiamo. Buttiamo in campo il principino al posto di Blaze. Ecco qua la azione di rimessa. Nel momento in cui Blaze andava a concludere, c'è stato il recupero e Blaze ne è uscito claudicante. Esce Mautudi, entra Marchisio. E ripartiamo, ripartiamo con il tocco verso Lichtsteiner. Attacco adesso della Juventus, dentro per Dybala, rincura Dybala, mette dentro questo pallone Mandzukic che non riesce ad intervenire. Allora Milinkovic, Savic per Nani, ben altro passo rispetto a Khedira. Attenzione Luis Alberto, la chiusura da parte di Barzaglione, l'anticipo, la palla che va a finire in fallo laterale, dovrebbe essere nostro, dovrebbe essere nostro. Intanto esce Lulic, entra, mi ricordo mai come si chiama questo qua. Intanto attenzione, fallo laterale, è pronto Dybala, Dybala giù, Dybala, calcio di punizione per la Juve, il fallo. È pronto Pjanic alla battuta. Lichtsteiner osserva, stracoscia pure mentre piazza la barriera. Attenzione a Pjanic. È pronto Pjanic, tiro deviato con palla che finisce. Ho provato la conclusione in porta, la voglio rivedere. Tiro deviato da Milinkovic e Savic, sarà calcio d'angolo per la Juve. Va Pjanic alla battuta. La palla che arriva, tenta il colpo di testa ancora Benatia, poi qui la chiusura, Khedira dentro questo pallone, ancora Khedira per Alessandro, dentro la palla, anticipato, e poi stracoscia che esce sulla testa di Dybala, si accinge al rinvio. Attenzione Milinkovic, Savic, attenzione Lukaku, era Lukaku, Lukaku in area, Buffon, Buffon, era Lukaku, adesso ho visto chi era, era Lukaku. E ancora Gigi che chiude lo specchio. Calcio d'angolo. Partita difficile. La palla che arriva, Benatia. Poi attenzione a Mandzukic. Mandzukic viene toccato. Alessandro per Mandzukic. Marchisio per vie centrali. Allarga su Dybala che viene fermato da Lukaku. Il tocco per Lichtsteiner. Adesso attacco vivo Juve. Khedira, Khedira, Khedira. La reattività di un bradipo thailandese per Khedira. Alessandro, Marchisio per Douglas Costa. Attacco Juventus, attenzione. Douglas Costa viene fermato da Milinkovic e Savic. È pronto Costa. Dentro per questo pallone. Dybala di testa con palla che va sul fondo. Porca miseria, rivediamo, mamma mia che palla gol. Mandzukic si lamenta, ma se tu Mandzukic mi vai sull'esterno e non mi stai nel cuore dell'area, che cosa pretendi? Facciamo gli ultimi due cambi, non ne ha più Sami Khedira, e allora buttiamo in campo Sturaro. E poi ci teniamo. Proviamo anche la carta Alessandro a fare la fase offensiva e dentro Asamoah come terzino sinistro. Teniamo in campo la Hoja per tutta la partita. Entriamo negli ultimi istanti di questo pronostico FIFA 18. Ecco qua le sostituzioni. Fuori Khedira e Douglas Costa, dentro Sturaro e Asamoah. È pronto stracoscia, rinvio dal fondo. La palla che arriva, c'è il tentativo di disturbo da parte di Alessandro. Allora, la palla in profondità, colpo di testa da parte di Asamoah.
Allora Marchisio, che serve Asa, che è fresco, il tocco dentro per Dybala, Dybala che non riesce ad intervenire, passaggio indietro, attenzione a Pjanic, Pjanic, passaggio laterale, allora Marchisio che chiama allo scatto Asa, attenzione dentro per Mandzukic, pallone laterale a cercare Lichtsteiner per allargare un po' il gioco, riparte Lukaku, pallone in profondità, chiude Barzaglione per Benatia, pallone laterale per Alessandro a cercare Asa, vediamo la corsa da parte di Asa, attenzione Asa, Asa se ne va dentro questo pallone, Stefano Sturaro, Sturaro, non ci credo, non ci credo, 83 sul cronometro, Sturaro la sblocca lui, rivediamo Asa, Sturaro in mezzo all'area al volo di sinistro, a Roma nevica, incredibile, incredibile pronostico FIFA 18, non ci credo, l'esultanza di Sturaro, la palla di Asa e Sturaro che sblocca il pronostico FIFA 18, incredibile, fratelli e sorelle, brothers and sisters, adesso andiamo a tenerci questo che potrebbe essere un 1-0 davvero di importanza capitale, speriamo magari finisse così domani, fratelli e sorelle, attenzione però Milinkovic e Savic, pallone laterale, la chiusura da parte di Alessandro, Asa ancora per Alessandro che serve Marchisio, Marchisio aspetta la partenza ancora di Alessandro, adesso la Juventus di rimessa dentro a cercare Mandzukic che serve Sturaro, dentro per Dybala, Dybala sinistro, stracoscia, la tiene lì il rilancio Lucas Leiva, non ti fare saltare così Asa, attenzione Milinkovic e Savic dentro questo pallone, la chiusura da parte di Asa, però ancora Nani, attenzione dentro questo pallone, Lichtsteiner di testa, allora Dybala che può far partire il contropiede della Juventus, dentro per Mandzukic, Mandzukic dentro questo pallone per Dybala che viene fermato, la palla che è tenuta in campo, poi no, sarà fallo laterale per la Juventus, Lichtsteiner pesca Dybala, Dybala attenzione dentro per Sturaro, Sturaro di lato, Lichtsteiner passaggio indietro, attenzione a Marchisio, Marchisio serve ancora Dybala, ancora Marchisio sinistro sul fondo, la Juve che sfiora il raddoppio e finisce qua, e finisce qua, Lazio 0 Juve 1, la decide, decide questo pronostico FIFA 18 Stefano Sturaro, eccolo qua, e quindi fratelli e sorelle, brothers and sisters, like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, io vi rimando al video post partita con la mia consueta live reaction, un pronostico FIFA 18 che ha dell'incredibile e come sempre fino alla fine, vamos Juve! Ciao a tutti!